Ciao, sono Attilio Cordero di laurearsilavorando.com e in questo video rispondo alla domanda di uno studente che ci segue da un po' di tempo e mi chiede: Attilio, ma come faccio a lavorare, studiare e avere più energia per studiare meglio, per lavorare meglio? Ti rispondo appunto facendo questo video. Se è la prima volta che vedi un mio video e mi stai guardando dal canale YouTube, mi raccomando iscriviti a questo canale YouTube Laurearsi Lavorando, perché diamo tanti consigli, strumenti, tattiche, strategie per poter studiare e lavorare contemporaneamente in modo efficace. Se invece mi stai guardando da Facebook, commenta questo video, metti like e tagga altri studenti universitari, lavoratori che magari hanno avuto difficoltà o che comunque, diciamo, sono nella tua stessa barca. Ora, andiamo al dunque. Come puoi lavorare e studiare essendo più produttivo, quindi avendo più energia e meglio? Allora, ti do qualche dritta. La prima dritta è assolutamente quella di dormire bene. Sembra banale, ma moltissimi studenti universitari, tendenzialmente dall'età compresa tra i 18 e i 30 anni, cioè 9-30 anni, perché l'università più o meno entra a quell'età, 19-20 anni, 30 anni, in realtà si sentono fighi quando dormono poco. Il problema è che dormire poco, a parte, diciamo, far distruggere il tuo cervello, non ti fa essere davvero produttivo, ti fa essere una merda tutto il giorno, sei rincoglionitissimo, non riesci a connettere, non riesci a produrre. Sia al lavoro che fino a quando lavoro e fa un lavoro dipendente, puoi evitare di farti fare una bella cazziata o ramanzina dal tuo datore di lavoro, da chi ti gestisce a livello di personale. Se però poi vai a studiare, lì sei chiuso nella tua stanza o in biblioteca, comunque sei davvero poco produttivo e non riesci a assimilare i concetti che dovresti assimilare per preparare le tue materie, e mandi a puttana tutte cose, quindi preferisci buttarti in un letto e amen. Quindi la prima cosa in assoluto è garantire a te stesso sempre, assolutamente, dalle 7 alle 8 ore di sonno. L'ideale, in realtà, secondo le ultime ricerche, sarebbero 7 ore e mezza di sonno e 1 ora e mezza di pomeriggio, ma ok, stiamo diciamo molto molto bassi, almeno 7-8 ore di sonno al giorno. Altra cosa, un'altra dritta, è che tu dovresti in realtà dormire e avere una routine sempre costante, cioè anche se tu potenzialmente dormi 7-8 ore, non puoi oggi andare a letto a mezzanotte e domani ti svegli alle 8. Poi vai a letto all'1, ti svegli alle 9 perché dormi 8 ore. Poi un altro giorno vai a letto alle 11, ti svegli alle 7. Non va bene così. Devi avere sempre gli stessi orari di sveglia e gli stessi orari per andare a letto. Perché questa cosa qui ti fa sballare, ti fa essere una persona poco produttiva e non ti permette di essere lucido come in realtà potresti. Quindi sonno, routine costante e stessi orari per andare a letto, stessi orari per svegliarti. Un terzo concetto fondamentale è che devi avere potenzialmente un day off. Cos'è un day off? Un day off è un giorno che stacchi sostanzialmente con lo studio e col lavoro, fai respirare il tuo cervello, fai ossigenare il cervello, ti rilassi mentalmente, riesci a recuperare le forze, una sorta di ricarica batteria settimanale. Ora, potresti non avere la possibilità di prenderti un day off, perché potenzialmente, se sei uno studente lavoratore, la domenica magari la passi anche a studiare. Però quello che ti consiglio quanto meno di fare è di avere un ritmo di studio molto più lento, che ti permette di recuperare proprio le energie che invece hai sprecato durante tutta la settimana. Quindi se tu ogni giorno studi per esempio 5 ore, studi 4 ore, ok, nel weekend va bene le 4 ore già non lavori, però fallo in modo molto morbido, magari riposa anche il pomeriggio dopo pranzo, cerca di recuperare al massimo energie, quindi sicuramente dormi un po' di più, sicuramente fai le cose in modo un po' più lento, che non significa fare le cose in modo improduttivo, perché anche se in realtà stai studiando di meno, anche se in realtà non stai lavorando, stai recuperando le energie per essere più produttivo dopo, durante la settimana, perché se tu non recuperi l'energia rischi di stressarti assolutamente e poi arrivare il lunedì della settimana che non riesci poi a recuperare ed è un delirio. Quindi sonno, ore sempre uguali in cui vai a letto, in cui ti svegli, e terza cosa, abbi un day off o comunque un giorno in cui hai dei ritmi un po' più lenti per recuperare e per ricominciare la settimana successiva in modo produttivo ed efficace. Ora, queste tre cose, con tantissime altre strategie tecniche, le spiego all'interno di una sezione dedicata all'interno del programma Laurearsi Lavorando. Cioè, ho dedicato una sessione specifica sulla produttività, sulla gestione del tempo, proprio all'interno
di un altro programma più esteso che si chiama Laurearsi Lavorando. Ed è proprio fatto un programma specifico che consente a tutti gli studenti universitari lavoratori di superare più esami che loro possono nel tempo che possono dedicare allo studio e dare esami con voti molto più alti della loro stessa media. Quindi, se tu sei uno studente lavoratore, ad oggi non riesci a dare tanti esami all'università, è perché in realtà nessuno ti ha ancora insegnato come riuscire a gestire bene il tuo tempo, riuscire a essere più produttivo e studiare più pagine in meno tempo, nella stessa quantità di tempo, e riuscire a preparare più esami di quelli che prepari attualmente. Io te lo posso insegnare, te lo può insegnare anche Nicola, l'altro ragazzo che fa con la giacca rossa, fa i video insieme a me, e tutte le nostre conoscenze sono contenute all'interno del programma Laurearsi Lavorando, che trovi sotto questo video, trovi dei link specifici per ottenere maggiori informazioni sul programma. Quindi io ti saluto, spero che tu otterrai, diciamo, richiederai delle maggiori informazioni su questo programma, che è un programma online, quindi puoi seguire quando vuoi e da dove vuoi anche, quindi magari sei in spiaggia al mare o comunque sei a casa a studiare, sei la sera al computer, puoi seguirlo, e ci vediamo magari al di là, oltre proprio all'interno del programma Laurearsi Lavorando. Per oggi è tutto, ciao, alla prossima.